E non è che se paghi la cena lei te la deve dare, esimi a testa di cazzo, hai Voglio capito? Fare un brindisi. Questo è vero, vai. Questo è vero. Bravo! Bella, grande. Ciao ragazzi e benvenuti nel nostro podcast Quello che le donne non dicono. Quali sono le caratteristiche che in un uomo vi fanno perdere totalmente l'interesse? Il mammone. Quello che vive a casa con la mamma. Che la mamma è sempre lì, che lo chiama, che la mamma, che vive con la mamma, che deve sempre che gli portarti stira le camicie dalla mamma, andiamo a cena da mia mamma, quello è robellino. Quella è un po' too much. No, la mamma poi. La mamma dopo, col tempo. Quelli che ti fanno annoiare. Io ho bisogno sempre di andare... Di stimoli. Sì, fuori a cena, in giro, shop. Invece Giulia di vivere veloce. Di vivere bene. E invece quello che è copertina Netflix la domenica in casa, la lasagna. Anche a me piace. Una volta a settimana. Una volta alla settimana. Poi tutte le altre sere? A uscire cena. Sempre, ristoranti, sì. Cose, ok. E Roxy, te invece? Secondo me è troppo, quando è troppo geloso. Troppo geloso. Magari non posso fare il mio lavoro. Con chi sei stata, dove? E questo ti dà fastidio. Sì. Ti soffoca. Ok. E pensi che questa cosa sia una cosa che non determina un interesse nei tuoi confronti? Sì, da una parte sì, nel senso che può essere bello fino a una certa. Perché se poi magari ho tanti amici ragazzi, poi esco con loro, vado a fare cene. Perché in effetti hai mai tirato fuori un argomento. Perché qual è il limite della giustizia? No. Quando diventa... Esatto, ma perché fondamentalmente tu hai detto ho tanti amici maschi. Non anch'io. Neanche tu. Non è vero. Assolutamente. Allora. L'amicizia tra uomo e donna non esiste. È come il leocorno. È come il leocorno. Cioè, non si vede. Non si vede. Perché vi spiego. Allora, noi non siamo amici. Scusa, noi non siamo amici. Sì, però il problema è che qua c'è un rapporto di lavoro che è diverso. Delle situazioni, il discorso è che l'uomo, nel 90% dei casi, ha interesse ad andare oltre. Non è un amico. Non è vero. Non è un amico. Ma infatti nessun amico è un amico. Io ho avuto amici nella mia vita. Che tu hai già frenzonato. Sì. No, ecco. E io mai. Perché non me l'hanno mai... Perché non ho mai avuto il coraggio di no, dirtelo. Perché io una volta ho pure fatto uno scherzo al mio migliore amico. E gli ho detto che ero innamorata di lui. Ah, mamma mia, che scherzo. Ma dopo lui è morto, lui è svenuto, è risuscitato. Esatto, e ed detto, è diventato. Sì, certo, guarda, io no, perché non ci credevo. Troppo. Mi ha detto che il nostro rapporto di amicizia non si doveva rovinare. Poi, ovviamente, gli ho detto che era una scarpa. Ha detto invece un fidanzato. Ah, ok, suona un po' male. E lui doveva suonare male. Certo, è impossibile. Guarda, ci posso. Ci gioco qualsiasi cosa, ma può esserci un caso, ma se tu tutti gli amici che quelli tu che tu definisci amici gli dici questa roba, il 90% di loro è già nudo come in una settimana di Jim Carrey quando Sì, così. Ma può essere anche solo una cosa solo tipo sessuale, magari fisica, però ci può essere anche un rapporto semplicemente di Invece secondo me sì, perché quando due uomo e donna si mettono a unirsi a livello emotivo, subentrano delle meccaniche perché siamo progettati per l'accoppiamento e quindi si creano delle dinamiche che portano l'uomo o la donna a innamorarsi. Prima o poi un pensiero uno è vero. Lo fa. No, è vero, l'uomo, da che parte stai? Scusate, se io vado a cena con un mio amico, mi porta a casa, carinissimo, mi offro, cioè mi pago da sola la cena, perché devo pensare che poi ha uno scopo di portarmi perché a lei? Vi racconto questa, ragazzi. Vi dico anche quello che gli uomini non dicono. Nessun uomo è da cena con una donna con cui non vuole andare oltre. E io vado sempre a cena con i miei amici. Vai a cena con i tuoi amici. Infatti, secondo e me loro sono innamorati di te. No. Tutti voi, tra guardatela. Uomo e donna è semplicemente un rapporto dove non c'è quell'attrazione sessuale che abbiamo. Ma arriva, è semplicemente... arriva sempre. Perché tu non sei attratta da loro. E loro non sono attratti da me. Loro non sono attratti da te. Cioè, esplicitamente, però in realtà nessun uomo intraprende un'amicizia importante. Io non parlo di conoscenti con cui vai una volta a prenderti un caffè o che incontri una volta e ci vai una volta a cena. Persone che conosci regolarmente, perché che dici vivi regolarmente. Perché dici che l'uomo è attratto comunque in qualche modo? Non che lo dico, ti assicuro, mi ci gioco quello che vuoi. No, secondo me no, perché se magari lui ma è attratto... Ma perché voi donne non lo sapete, cioè non sapete che noi uomini siamo degli animali. Io, mio amico, ad esempio, vado ogni giorno in palestra, lui mi scrive tutti i giorni, Roxy, oggi ci sei in palestra, ma
Andiamo in palestra, non è che succede qualcosa, stiamo sì. lì, ci alleniamo insieme. Cioè, allenate insieme. Mi piace come persona, mi piace ragazzi, come amico. Sì, no. E io... Ma poi lei infatti è un cesso, quindi guardala. Giustamente non però, se tu pesassi 190 kg... Ti scriveremo tutti i giorni. Non ti no, ma bastardo così non vale. Eh no, però. Perché la realtà... Però, ragazze, cioè davvero, cioè nessun uomo... Quindi se una cicciona è un amico, poi... Cioè, puoi dire che sia un amico vero, nel senso che cioè, magari è più... Ma perché? Non è giusto. Ma non è giusto, ma non è... Io non faccio... Cioè, io non voglio essere cinico, ma di fatto è così. Cioè, guarda, facci caso. Quindi, voi scusa, tre siete tre belle... fidanzati, se hanno un'amica dobbiamo preoccuparci. Ah, io devo... Ecco, certo bravo. Che sì! No, non dire questo, per favore. No. Sì. Allora, l'uomo non percepisce... Ma ora ci arriviamo, mi piace questo dibattito. L'uomo non percepisce l'amicizia con una donna. Cioè, non è prevista. C'è un'amicizia... Dobbiamo fare due chiamate. Ma è normale. Cioè, l'uomo non percepisce questa cosa perché si lega a una donna solo se questa donna gli dà qualcosa in cambio a livello emotivo. Se succede questo... Già si avvicina a una donna, normalmente un uomo perché è attraente. Infatti, perché notate, perché casualmente le ragazze che hanno tanti amici maschi assomigliano tutte a voi? Come mai sono tutte belle? Ma in generale, che meno simpatica ad esempio, magari più simpatica ma meno carina per gli uomini, tu ti leghi tanto all'aspetto fisico. Cioè, se una è bella, ovviamente attira, ci non sta. Non ha amici, cioè se una è bella non ha amici maschi, è la regola. Perché qualsiasi amico ma maschio come no? Io ho tre amici maschi, tutti vado aperitivo. Esatto, vorrei averli qua e io te li smonto pezzo dopo pezzo, ma non per qualcosa, perché nessun uomo può essere amico di una donna attraente. Cioè, e non è mai successo niente però. Per te, perché... Ma non è mai successo niente. Quello che lui dice è che ci sarà sempre da parte dell'uomo comunque un secondo fine. O da parte della donna. Non c'è mai stato. È molto meno sovente. Ma se il mio fidanzato ritorno al discorso di prima, ha un'amica, va a cena con lei, le offre la cena, la riporta vuol a casa. Dire che a lui ma piace. Ti sembra normale? Ma io mi fido, poi se ma lei magari... No, ma è lo stesso discorso ci sta, ma una roba che dovete fare ragazze, ma questo ve lo dico per vostra conoscenza, mm-hmm. Un uomo che va a cena con una donna, quando ha una ragazza a casa... Mm-hmm. Beh, magari vuole parlare dei problemi che ha con la sua ragazza. E non ne parli con la tua ragazza, non con la tua amica. No, vabbè, però a volte abbiamo... Magari vuole un parere di un... Ma magari sono amici già da tempo. Allora, ci sono alcune piccole eccezioni. Okay. Ad esempio, se cresci insieme... Io ho tutti amici così, Se tu ti conosci da qua con loro da quando avevi 5, 6 anni, sì. 10 anni e andavi a scuola insieme, sì. Avete costruito, allora è un'altra roba. Però è un'eccezione. Però tutti gli altri... E sono fortunata allora. Esatto, ma tutti gli altri amici che ti dicono... No, non ne ho di quelli, non ho quei tipi di amici lì, perché lì ti aspetto. Cioè, capisci? Perché non creo rapporti io così esatto. A caso. Perché? Ma per quello. Questa cosa che già ci sono delle eccezioni vuol dire che è possibile. Sì, no, ma io non dico che è proprio impossibile, però su 100 casi da parte dell'uomo solo 10 sono amicizia vera. Posso fare un'altra domanda? Certo che sì, io non ho mica donne. E invece se fossero proprio i rapporti migliori quelli che nascono da un'amicizia? Quando succede quello, la donna domina troppo e prima o poi perderà interesse. Perché la donna, quando ha un rapporto di amicizia, non ha il rispetto nei confronti dell'uomo. Che cosa vuol dire? Lo vede come un... Cucciolino. Bravissimo. Mammone. Come un cucciolino, come uno sciocchino, giusto? No, è vero. Non ha rispetto che non ha... Non ha rispetto, ma io parlo di rispetto verso l'uomo. Allora, parliamo di cose... di cose proprio a livello antropologico. Una donna non starebbe mai con un uomo che reputa meno di lei o il suo pari. Certo. E non è questione di femminismo fanatico che l'uomo è meglio. No, questo... Nessuna donna sta con un uomo che reputa al suo pari. Perché l'amico lo reputi al tuo pari, tu lo spari in friendzone diretto. Tu vieni attratta, voi ragazze venite attratte da un uomo che è più di voi. Più di voi non perché sia uomo e allora è più di voi. Cioè, femministe a casa, saluto. Non è quello. Io parlo proprio di un uomo che voi stimiate. La donna può essere conquistata solo da un uomo che rispetta, solo da un uomo che crede che è più di lei in certe cose. Perché la donna è progettata non per scegliere il più buono, il più sciocchino, ma per scegliere il migliore. Hai visto? Concordo. Quello che le donne non dicono, però lo so anch'io. Nessuna donna starebbe mai con un uomo che vede come un amico.
Ecco perché la friendzone. Perché ho delle amiche che hanno avuto rapporti di amicizia che a un certo punto si sono trasformati e il rapporto è andato molto bene. Cioè negli anni va bene. Infatti queste amiche hanno il totale controllo della coppia. Noi abbiamo sempre il controllo. No, della allora, sì, vero, ma non come molte donne oggi fanno credere. Cioè nel senso, io l'altro giorno ho visto un video in cui la donna deve essere superiore all'uomo, l'uomo non serve a niente, di qua, di là, di su, di giù. Quel tipo di donna è quello che rovina tutto. Perché la donna comanda sempre. Il problema è che oggi ti fanno, il femminismo fanatico ti porta a comandare con la dominazione, schiacciando l'uomo. Se tu fai questo, che cosa succede? L'uomo si sente evirato. Se si sente evirato, cercherà di combattere per far valere se stesso, oppure subirà. Nel momento in cui subisce, voi perdete totalmente la libido e l'attrazione, perché non è migliore di voi. Gioco, partita, incontro, applauso. No, non c'è l'applauso. Ti giuro! Mi è partito così. Capito? Cioè, nel momento in cui la donna domina nella coppia, la donna perde attrazione. Nel momento in cui la donna domina nella coppia, l'uomo si sente virato. E l'uomo che cosa andrà a fare? Andrà a verificare... Una di esperienza per capire. Certo, ma perché... Verificata da tutti. Perché tu sei una donna molto forte. Ciao. Ciao, ragazzi. Bastardi. No. Proprio tu. È questo, cioè tu sei una donna molto forte. Ma e secondo tu non puoi... me il problema infatti principale è questo gioco di potere, dominazione. In realtà dovrebbe essere tutto più equilibrato, esatto, e paritario come in un rapporto con un amico. No, sì. No. Beh, sì, no, perché non funziona, perché perdete attrazione. Perché il vostro istinto vi porta a stare con un uomo che reputate migliore. E quindi qual è la... Arrivo, ve la do. Io penso di essere migliore. Vi do la soluzione. Esatto, e quindi perdete attrazione. Il discorso qual è? La donna comanda, ma non nel senso, come dicevo prima, di dominazione. Se tu hai un uomo innamorato di te, un uomo vero, non quei coglioncelli che vogliono solo sesso, ma un uomo che voglia costruire una relazione vera con voi, è innamorato davvero, lo fate sentire importante, lo fate sentire amato, lo fate sentire protetto dagli altri uomini, quindi non date confidenza, non andate a mangiare la pizza con altri uomini così, no, ma amici, lo faccio anche aspetta, se fai questo con un uomo si sente minacciato, secondo me si sente minacciato, non esce subito con l'amica. Però non devi tirare troppo la corda. Ho visto ieri una puntata di Temptation Island. Guarda, per me. Amo questa donna. L'amo. Bisogna sempre fare molta attenzione, perché è un gradino in più. Io ho lasciato la mia ex perché non mi rispettava in quel senso lì. Cioè, ha superato il limite. Beh, ma è un tuo limite molto basso. Esatto. No, io sono un fanatico. No, io sono però fanatico. Ho notato che molti però uomini magari tanto. sopportano, poi basta quella cosa in ma più. Ma il problema, ragazzi, è che dovete trovare uomini. Ma questo è il mio consiglio, poi vedete voi. Uomini. Che non accettano niente di tutto ciò. No, ma non vivi una relazione tossica, quello, però. No. Eh sì, perché non fai niente della... Cioè, no. Ti limiti? Mi limito, esatto. No, però non arriviamo a 2 settimane di relazione. Ti limiti? Certo, va bene, va benissimo. Allora stai con una persona che non mette storie, non mette non è foto. Perché non metti storie? Perché metti storie? Io l'ho messa anche quando sono stata fidanzata per 5 anni e convissuto. Ok, convissuto 5 anni, sì. Mettevi storie, sì. Mettendo in mostra la tua bellezza per ricevere feedback da maschi. No. Allora perché nel tuo profilo non ci sono solo donne? Nel tuo profilo guarda la microespressione, l'ho beccata. Perché è mentalmente aperta, immagino, ci sta, ragazzi. Allora, io sto raccontando di argomenti molto particolari che sono visti da fuori come tossici, ma se voi ci fate caso e li prendete da una prospettiva aperta, anche se sembrano molto chiusi, ti aiutano a capire certe dinamiche. Il ruolo delle persone quando stanno in coppia, siccome la monogamia per gli esseri umani non è prevista, è una scelta, ok? Perché noi uomini dobbiamo fecondare più donne in salute possibile e voi dovete selezionare più maschi di valore possibili. Ok, questa è scienza. Sì, però non viviamo come gli animali. Noi, i tuoi istinti sono gli stessi. Perché curi così tanto il tuo aspetto? Perché per me stessa. No, non è vero. Assolutamente sì. Bene, non me ne frega niente. Una cosa giusta. No, no, tu non, non lo me fai ne frega niente se un ragazzo mi dice che sono bella. Perché ma devo credere. Perché ormai sei assuefatta da questo. E pensa che io penso l'opposto. E magari sei certo, attratta da quello ma che non problema, te lo dice. Il problema
Oh, però no. Cioè, non mi puoi togliere le parole. Scusa, metto il cappello, metto, ragazzi, no, però è questo, capito? Allora, il discorso qual è? È che tu fai tutto questo e non è niente di sbagliato. È anch'io vado in giro come un manichino perché mi piace che le donne mi guardino, ok? Tutti lo facciamo, siamo nell'era dell'apparenza, siamo nell'era del feedback. E tu curi così tanto il tuo aspetto e hai un profilo che mostra il tuo aspetto perché è qualcosa che ti fa stare bene. Sai perché ti fa stare bene? Non perché ti guardi le foto da solo a casa, ma perché hai un mare di gente che ti dà feedback. E no, non è una critica, è oggettivo, lo faccio anch'io. Lo faccio. No, 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 ma è vero, però no. Lo faccio. Sì, perché hai il profilo aperto? Perché non ce l'ho privato, lavoro. Perché ti curi il tuo aspetto e non sei venuta col muccetto stamattina, non truccata, brutta? Oggi non sono particolarmente truccata comunque. Chapeau. Dai, in generale, seguimi nel ragionamento. Cioè, perché una persona... Secondo me sui social ognuna di noi lo fa per motivi diversi. Sì. Però il 90% è riconducibile all'istinto di ricevere feedback. Ti spiego perché. Perché per noi è così importante il giudizio degli altri. E voi direte, no, per me non lo è. Per me non lo è. Esatto, classico. Per me non lo è. L'istinto. Secondo me, come dici, vediamo tu, magari se la maggior parte del motivo per cui i social hanno avuto un boom così forte è perché molte persone lo usano essenzialmente per quel motivo che dici tu, non tutti ovviamente. Questo esatto. Sì. Bisognerebbe andare a capire la motivazione che ci sta dietro. Ti sei mai fatta una foto smandrappatissima, brutta, cioè appena malata, che appena alzata dal letto, con le occhiaie? Io mai. No, per... Io non no, l'ho mai vista. Sì, ma te le faccio anche vedere, l'ho anche mai fatta. Le postate? Sì, nelle storie. Feed? No, nel feed. Io no, ad esempio, cioè, vabbè, ma po' minimo post, cioè, no, sembro, ma story sì. A volte sembro il cugino brutto, no, allora, da una parte stesso, ti do ragione, cioè, perché comunque ti faccio un esempio, io ad esempio la mia vita sto passando un periodo non molto bello e ovviamente io personalmente non mi piace mettere sui social il problema o la cosa brutta. Poi c'è chi lo fa, perché ho amiche che invece magari vanno in ospedale e pubblicano la storia. Ma quelle persone perché io vogliono avere un altro tipo di feedback. Ci sono persone che vogliono mostrare magari la parte bella, ognuno mostra un po' quello. Bisognerebbe semplicemente avere più consapevolezza sulla motivazione. Ma è quella, è sempre quella. È sempre di ricevere feedback esterni. Io stesso, quando, sai cosa faccio? Ma io ve lo dico, ragazzi. Quando sono un po' giù di corda, quando sono, io metto una foto figa, tutto figo, tutto bello, tutto, scrivo una roba super emotiva che così le donne impazziscono. L'importante è che vedi quello che sta pubblicando una persona. Certo che ci sono delle foto che io vedo su Instagram di ragazze, magari possono pubblicare quello che vogliono, certo, per carità, però delle foto che a mio parere non hanno molto senso. Invece ci sono delle foto bellissime, artistiche. Ripeto, ognuno è libero di pubblicare quello che vuole, ognuno è libero di vestirsi in modo che vuole, ognuno è libero anche di denudarsi nel modo che preferisce. Però dipende il messaggio che tu vuoi mandare tramite il social. Esatto. Io penso che su Instagram troviamo veramente delle di foto tutto bellissime, artistiche, di paesaggi, quello video. Sì. Certo, però guarda, ti faccio un esempio. Tu sei fidanzata, giusto? No, tu non sei. Tu sei fidanzata. Sì. Se tu metti una foto, ok, molto sexy, carina, cioè senza fare l'esagerare, no? Uh-huh. Però una foto molto sexy. Ricevi in media, una ragazza normale riceve in media 300-400 like, no? Con un medio follow. Se tu metti la stessa foto in cui sei col tuo fidanzato, ne prendi magari neanche 50. La metà. È vero. A me piacerebbe mettere una foto di coppia, ma non ho il compagno. Esatto. Mi piacerebbe un sacco. Perché tu hai una certa... Quella mancanza. Un certo atteggiamento. No, non c'è nessuna mancanza. Okay. Tu vuoi un compagno e vuoi proteggere la coppia. Arrivo lì, arrivo dove voglio arrivare. Cioè, io pubblicherei la foto con un uomo, non è un... Ma perché? Trovarlo. Paura di perdere. Trovarlo. Paura di non perdere il feedback da parte di altri uomini. Sì, ma se una cosa è bella non la vado a pubblicare su Instagram. Però allora non vai a pubblicare neanche le foto super top. Ecco, vedi, io beccata. Io non ho foto così. Andate su Instagram, non ho foto così, ragazzi. Quello che è lo tengo per me. Certo, però, no, ma ragazzi, ecco, lei è molto privata. Sia chiaro. Io, a me piace la vita privata, però ti dico che se voglio dar fastidio, metto la storiella. Ecco, però anche lì mi raccomando al suo... Però al suo quasi fidanzato. Io lo ammetto, cioè, però scusa, non ho il tuo fidanzato che accetta che tu metti la foto per farlo incazzare,
Io, ma no, allora lui non lo accetto, so, però io lo metto. Non lo devi accettare. Lei ha un profilo chiuso, è io ho un profilo chiuso. Ah, io quindi amo anche te. Amo anche io te. No, io l'avevo. No, l'avevo lasciato aperto. No, l'amo senza col dovuto rispetto. No, no, gelosa. È gelosa. Sono un po' di tutto. No, allora io avevo il profilo aperto. Mi arrivavano richieste, messaggi, ma anche adesso mi arrivano. Però obiettivamente, siccome. Dal Bangladesh. Anche. Però anche siccome altri, sono in una quasi relazione, io sono molto rispettosa. Questo non toglie il fatto che io voglia mettermi in mostra, visto che comunque è una bellezza che io mi reputo bella. Mi piace dirlo, ma proprio anche nel fatto di vestirmi così, magari mi metto il trucchetto. Ho un vestito uguale, tra l'altro. Barbie. è proprio il... Quindi, no, però a prescindere, cioè secondo me, se io voglio farmi bella per me stessa, tu... Lo fai e te lo tieni sul cellulare tuo e non lo metti in posso dire. Certo. No, perché se io scappo tante per persone... strada, mi piace essere comunque apprezzata. Birichina. Allora, però, a me piacciono le attenzioni, allora, io l'ho sempre detto. Ma io l'ho sempre perché detto. Io vado in giro vestito così, perché quando passo le ragazze stanno, cioè si girano, ci sono quelle che... Posso dire una cosa, io ad esempio invece a volte vado in giro. Anche a me capita. Perché io non sopporto le attenzioni. Anche a me, tipo se vado a fare la spesa, se vado in palestra. Io ti giuro, neanche io sopporto le attenzioni, proprio non c'è. Vero, vero. Io zero. Vado in giro, mi guardano, è una cosa che io proprio non, negli anni io mi vergogno tante volte. Io invece ci sballo quando vado nei locali entro e tutti si girano. Perché cosa succede con i locali? Vergogno. E no. Ci sono gli uomini che mi prendono per il culo perché si sentono minacciati e le donne che mi guardano e io sballo per sta cosa. No, e non lo faccio per feedback, non lo faccio per me stesso, lo faccio perché mi fa sentire forte. Quando gli uomini hanno paura che entro nei locali mi fa sentire potente, e quando metto il post figo e ci sono tutte le ragazze che mi scrivono mi fa sentire forte. Infatti quando sono in coppia io non pubblichi più. Non pubblico un cavolo. Ma non è giusto però, perché ti non limiti. È sbagliato. Io non mi limito. Io ad esempio posso lo stesso indipendentemente dal tuo parere. No, ti spiego perché. Ma non è che non posto niente. Non posto certi tipi di contenuti che servono quando sono single per aumentare la mia autostima. Quelli di cui ti parlavo prima. Quando c'è la foto... da figo con i filtri, cioè faccio tutte le foto con la faccia così, tutto perché filtrato. Tu sei l'esempio scrivo. Di chi pubblica per attirare le attenzioni. Ma perché no, sono come tutti quelli che non lo ammettono, ma che lo fanno. Perché io lo ammetto, le palle di ammetterlo, ciao ragazzi, lo ammetto perché ho i coglioni di farlo, però di fatto la gente, tutti fanno questo per ricevere feedback. E arrivo al punto, quando sono in coppia, io non è che smetto di postare. Io e cos'è posto... che pubblichi? Foto dei paesaggi? No, posto pensieri. Foto okay? degli animali. Posto un sacco di foto con la mia compagna. Se tu guardi il mio feedback di Facebook, io appena sto con una donna e sono in relazione seria con una donna, faccio vedere a tutte, infatti poi smettono tutte di scrivere, faccio vedere a tutte che sto con una donna e proteggo la coppia. Ma perché non esiste la mia libertà. Ma perché te lo chiede lei o perché lo vuoi no, tu? No, perché lo faccio io per rispetto. Questo è il mio modo di vedere, ma è il modo che può portare avanti una coppia nel lungo periodo, perché non c'è altro, non c'è altra soluzione in questo. Se tu hai, quando stai in coppia con una persona, un'entità superiore, che è la coppia, non tu o lui. Noi. È il noi, sì. Il noi. Quando hai il noi e ogni azione che fai la fai per la coppia, la fai per il bene della coppia e la fai per proteggere la coppia, sì. In automatico la tua relazione andrà avanti. Viceversa, la relazione finirà. Sai perché? Perché siamo nel 2023 e siamo nell'era dei social. Una volta i nostri nonni, i nostri genitori avevano come potenziali partner quelli del quartiere. Sì, è vero. Okay. Quello è vero. Oggi abbiamo quelli del mondo. Sì. Capisci? Nel momento in cui ti esponi socialmente, se giochiamo al gioco di chi fa più attenzione, non deve essere un gioco. Esatto. Non deve essere un gioco. Non dovrebbe, lo faceva, in realtà. Io dicevo, allora scusa, se ti faccio una domanda. Se tu sei innamorata di un uomo e lo ami, cioè sì. non parlo di stare in coppia perché non hai altro da fare nella vita, ok? Ma non ci sarei. Esatto, bravissima. Questo è quello che dovete fare. Stare insieme a una donna. Io indico sempre, ragazzi, non state insieme a una donna che non vi piace. Per voi, la donna con cui state. Ma non esiste. Deve essere un 10. Ma proprio non esiste. Deve essere la donna migliore del mondo. Cioè, che quando la vedete, vi dovete cagare addosso.
E io mica capisco che una donna mi piace quando non sono così brillante. Sì, quando sei un po' più timidino, impacciato. Esatto, bellissimo. Io mi accorgo, esatto, sciocchino. Sciocchino. Mi accorgo che mi piace una ragazza quando mi cago addosso e io sono, sì, saprò relazionarmi con le donne. Lo faccio di lavoro, però quando succede quello vuol dire che quella è la donna giusta. Mm-hmm. Se succede questo e io mi ci metto insieme, io proteggo la cosa. Che cosa significa? Significa che non creo relazioni con altre donne, non esco da solo, non vado a fare vacanze non da esiste. Solo. Non esiste! Ok, allora, non però esco da scusami. Solo vuol dire... Allora, se tu vuoi... allora, è giustissimo creare relazioni. Spazi. Certo, ecco. Certo, però ci sono non spazi... Non ampliarli, cioè... No, ci sono spazi però... e spazi, Giulia. Ci sono spazi e spazi. Se tu vai con le tue amiche, ok, e ti fai l'aperitivo... Okay. La serata, sì, la serata in pizzeria, al ristorante, ti bevi una cosa, ah, e state fra amiche. Sì, okay. È ovvio che al mare. Per sbaglio, con il bagnino. E non ti succede. Poi non te lo ricordi. Ecco. Too much. Ad esempio, vabbè, too much. Quello, too much. Quello, okay, passiamo molto, da un estremo molto all'altro. Però non se uscire... tu ti fai la serata, sì, se tu ti fai la serata con le tue amiche, no, e, parli, no, esatto, e parli di uomini, ti diverti, ridi, scherzi, te ne stai per i fatti tuoi in un contesto, in una pizzeria. Okay. Ci deve essere un equilibrio. Ci sta. Però, Giulia cara del mio cuore, se tu vai in discoteca, ah, e balli sul cubo con le tette di fuori e twerchi contro gli altri uomini, sì, se permetti, mi frullano i coglioni, sì, come diceva quel noto poeta francese, non so, sono cavoli tuoi. Però aspetta. Aspetta. A parte cavoli tuoi, se sei geloso, perdonami. A parte no, che bevi. No, seria. Bevi. Seria. Cosa? No, fermo. No, cosa ha detto? Subito. Cosa ha detto? Sì, no, davvero, serio. Cioè, se tu... Cavoli tuoi, se sei geloso, nel senso, se tu non sei... contro un altro... Cioè, No, in generale, dico, se tu sei troppo geloso, nel senso che non riesci magari a limitarti... Io sudo. Beh, ma io col lavoro che faccio? Cioè, nel senso... Ma tu non lo fai, cioè... In generale, parliamo... Ma sapersi comportarci, non andrei mai a twerkare contro uno. Ma perché non è la mia relazioni? Passate. Cioè, di base, nella sua teoria, pare che... Non è una teoria! Qualcuno mi aiuti! Sembra che questa tua fidanzata, se rimane un po' nell'ombra, se rimane un po'... No, prima hai detto, non fa niente. Se va lì nel ristorante, certo che... Perché non io di sicuro non vado a figa quando sono in coppia. Ma anche prima, quando parlavi dei social, tu sui social ora hai un mondo. Perché sei così convinto che il fatto che l'apertura... No, del non ho capito. Prima hai fatto l'esempio dei social, che un conto il paesino, noi avevamo i genitori e i nonni, certo, che stavano nel paesino, avevano quelle 10 persone lì che incontravi ai giardinetti. È un'altra invece roba. Invece ora con il mondo ti interfacci con un milione di figurine, perché poi sono e non sono perché, figurine. Perché sei convinto che siano peggio quel milione di figurine e non quei 10 persone nel parchetto? Vero, bella secondo questa. Secondo me siamo troppo convinti che con questo l'ampliare di numeri porti più possibilità, quando secondo me è esattamente l'opposto. È l'opposto. Prova a mettere una foto un po' ammiccante e guarda quante reaction ti arriva. Però scendo da qua, puoi anche non rispondere. Porta e ti faccio vedere quante reaction ho in più. Aspetta. Stiamo arrabbiando. È bellissimo, no, è bello. Io dico le 100 reazioni. È quello che dobbiamo arrivare a fare. Sì, ma il mio confronto, quello che dico, se tu hai le reaction su Instagram, puoi anche non rispondere, anche puoi mettere like. Non per forza devi parlarci. Esatto. Se tu ci parli... Cosa metti? Like al messaggio. Il cuore? Io ne ho vicino. Qualcuno la fermi! Non esiste. Cioè, ma tu sì che sì. Se uno mi dice che sei bella... Sto tradendo se metto un cuore. Se uno dal vivo mi dice sei bella, io cosa devo dire, no? È finito, andiamo. Vado via. Se uno mi ferma per strada, mi è capitato un butta fuori. Butta fuori? Ah, in discoteca l'altra sera. Vado in bagno, papà, comunque sei la più bella della serata. Io cosa devo dire, no? Oddio, sto tradendo il mio fidanzato. Esatto. E tu morto di figa. E lui è morto di figa. Io sono bella, dico grazie, sono educata. No, poverina. Salutiamolo. A me capita di rispondere. Ma puoi me... Sei la più bella della serata. Ciao, bella ragazza. Ma perché c'è tanta gente che non si sa atteggiare. Ma si può. Ma è carino. Ha detto se no. Carino, bellissimo. Guarda come lo tratti come un cuccioletto di un gattino, uno sciocchino. Ma no, perché è stato è l'antisesso quella roba lì. Ma può anche, posso dire una cosa? Però capita sempre. Capita sempre. Esattamente come quelle persone. Come? Cosa? Non te lo fileresti mai una persona. Però ringrazio. Sì, perché
perché sono educata. Io se vedo una persona, certo. Ragazzi, ragazzi, vi prego. Allora, non esiste. Allora, dobbiamo fare una distinzione. Se ti frequenti con una persona e non c'è niente di molto serio. Io sono sempre stato in relazioni molto serie. Okay. Io non ho mai, vi giuro, e ragazzi lo dico anche qui, io non ho mai avuto rapporti occasionali. Cioè, ho sempre avuto donne che ho puntato e ho scelto e ho conquistato. E sono sempre state donne che mi hanno spaccato il cuore, cioè che ero proprio innamoratissimo. Cioè, non sei mai andato in vacanza, non hai mai avuto un fidanzato estivo? No, mai. Mai. Mai, perché poi mi innamoro. Perché io allora, devi sapere che io sono una figa. Innamori, cioè, ti innamori dopo un giorno. Innamori, tu che esatto. Io sono. Io le ho fatte trasferire tutte quelle mie. Quindi, per farti capire, il problema qual è? Io non mi sono mai avvicinato a una donna in modo occasionale. Ti spiego perché, non perché sia un bigotto. Bella sta cosa. Il problema, no, io non ho mai avuto rapporti occasionali. Vabbè, ma magari conosci una ragazza, ti piace, lei ti dice che domani va a vivere a Shanghai, ecco, non ti è mai successo? Sì, che magari ci sia stato solo un bacio. Conosco una ragazza, no, io parlo di andare oltre. Ah, ok. Il discorso qual è? Evito prima, perché ti spiego, perché io sono una figa di legno, non so se si percepisce questa cosa dal modo in cui parlo, però io sono veramente molto selettivo. Ok, io non, la gente pensa che io cambi. L'idea di figa di legno non è selettiva. Cioè non... Figa di legno è quella tutta così, tutta che si. Che si però essere selettivi non è una cosa negativa. No, ma per un uomo nell'idea. E purtroppo ora ce ne sono ben poche così. Esatto. Un uomo nella mia posizione, con le capacità che ho io, col personaggio che ho io, con tutto quello che ho io come persona, io quando vado la sera nei locali, io posso portarmi la camionetta e portarle a casa tutte. Ma non quelle normali. Il problema è che in una discoteca, in un contesto, in un locale, me ne piace una perché sono una figa. Anche no, perché sì. Però io vado contro il mio istinto di fecondare più donne possibile. Io sono una figa di legno. Io non sono mai andato a scendere rispetto alla standard. Al mio standard. Questa è una cosa molto anch'io, bella. Anch'io stessa cosa. Ma tu lo fai perché sei donna? Ok, io però lo faccio per scelta. Secondo me sai perché lo fai? Io anche per scelta. Hai un equilibrio, sei equilibrato. Esatto. Io ho vissuto l'inferno della mia vita. Però hai raggiunto un equilibrio. Lo so, però magari sei riuscito. Io stavo con una persona molto insicura e mi rendevo conto che lui prendeva un po' di tutto perché aveva bisogno. Il tipo però di donne che un uomo corteggia determina il suo valore. Infatti. È vero. Ma secondo me è che poi poverino non è che non valesse come persona. No, come insicurezza. Non aveva raggiunto quell'equilibrio lì o stava male per motivi suoi e quindi andava a corteggiare o però, farsi corteggiare un po' da chiunque. Tante volte l'insicurezza porta anche a chiudersi invece e non frequentare nessuno. Vabbè, ci sta. Secondo me più nel caso dell'uomo è più... magari, ma per una donna, no, per una donna se magari ragazze, ti ha tradita vi, do, o qualcosa... vi dico questo, una donna più è inaccessibile... più è intoccabile. Ma meno male, deve essere l'uomo, così. L'uomo è attratto esageratamente da una donna inaccessibile. Esatto. È quello, cioè più una donna è inarrivabile, più tutti la vogliono e più nessuno l'ha avuta, più quella donna... Perché, vi faccio l'esempio, perché Diletta Leotta... Ciao Diletta, ti amo. No, volevo... È inaccessibile perché Diletta Leotta. Diletta Leotta è così top, non perché ci sono tantissime belle donne come lei, ok? Però non si è legata così tanto come potrebbe legarsi una donna come lei. E quindi legata ad altri uomini... No, adesso sì, però vedi, ha costruito... Di solito quelle del jet set. Ma perché la danno magari via noi come non se lo non sappiamo? Fosse loro. Certo, beh, perfetto. Ragazzi, sono uscite le foto di Diletta Leotta. Cioè, magari ha fatto. Però l'aveva mandata al ragazzo. Ciao, Diletta, ti amiamo. Io non le ho viste, giuro. Giuro. Neanch'io. Ho preservato. Però immagino. Ho preservato il tuo onore. Ci ricondividiamo le foto. Sempre, Diletta, però. Io ho preservato il tuo onore e non mi sarei mai permesso. Ma ti amo. No, dice intoccabile. Perché vista così intoccabile la... Sì, cioè ora parliamo. Ora, a parte Diletta, se tu guardi in un contesto qualsiasi sociale, ok, antropologico, la donna di più alto valore è quella che, detto grezzamente, l'ha data a meno uomini, è i più fighi, è i più top, e
Tu come fai a saperlo? No, ma è quello il bello, perché purtroppo noi uomini siamo stupidi, perché una donna può averla data via come se non fosse sua, ma nessuno lo sa e risulta intoccabile. Se invece una donna la vedono con uno, con l'altro, ancora. È una facile. Allora, gli uomini, ok, quante pornostar bellissime ci sono. Però il discorso qual è? È che queste ragazze, per quanto siano bellissime, a livello sessuale ci vorrebbero andare tutti. Ma a livello magari antropologico, costruire qualcosa, motivo, magari è del motivo, è del motivo, è il motivo per cui voi uomini continuate a credere quando ci chiedete con quanti uomini sei stata? Tre, sì. Continuiamo a dire quello, però non è una presa in giro. Lo so, però purtroppo neanche, cioè, se dici sono vergine, questo io non ci credo. Ma avete più mai... a questa cosa lo che so. Noi donne veniamo giudicate dagli uomini, ma è per in base a te lo spiego e qua chiudiamo la puntata così in grande spiegamelo, spolvero. Spiegacelo. Allora, il ruolo dell'uomo è quello di fecondare più donne possibili in salute. Cosa vuol dire la salute? Vuol dire donne che hanno delle proporzioni di un certo tipo, ok? Che siano orientate ad avere figli, ok? Perché è l'istinto, perché altrimenti... Perché l'orgasmo è così bello sia per l'uomo che per la donna? Perché altrimenti non procreeremmo, ok? Che cosa succede? Nel momento in cui l'uomo deve fecondare più donne possibili, e quindi è cacciatore, vuole... infilarlo in ogni pertugio. Si mette a fare ragionamento, no? Lei sì, lei no. No, l'uomo no. Alcuni uomini, soprattutto quelli basici, no. Noi gentleman sì. Okay. Perché noi insegniamo ad andare al top level. Perché non siamo progettati da madre natura per essere fedeli, noi uomini, ok? Quindi, che cosa dico io? Dico, tu vai con una donna che vale 10 per te, che è top per te, che la ami. E il solo pensiero di perderla, quando vedi una figa passare... ti giri dall'altra parte e vai dall'altra parte, ok? Questo è l'obiettivo che abbiamo noi. Questo è quello che insegno io ai miei ragazzi. Perché io credo tantissimo nel costruire una coppia e nel costruire qualcosa di bello. Perché credo che una relazione con una donna che ti ama valga 100 donne che ti trombi una a sera e poi non le vedi più. Non hai detto cos'è che fa arrivare al top. Cos'è il top per te? Il top per me allora è molto semplice. Dipende dall'età anche, ok? Però una donna che non l'ha data via come se non fosse sua. Ma come fai a saperlo? No, ma... Non te lo dirà mai. Te ne accorgi? Poi ve lo spiego dopo, però te ne accorgi. Una donna che è stata con 10 uomini in realtà è stata con 20. O magari ti ha detto 10 e in realtà erano 2. Non potrei mai. No, infatti. È una bugia che raccontiamo all'inizio della relazione. Da cosa? Dall'esperienza? Dal talento? Dal talento. Non c'entra, secondo me. Non c'entra, i talenti sono anche naturali, sai? Sì. Esatto. Certi talenti sono naturali, però te ne accorgi. Io farei un sondaggio per capire se gli uomini... Ma sono il body count in una donna è importante più che altro a livello di percezione, perché poi, oggettivamente, se una donna ha avuto tante esperienze, il problema non è tanto il fatto che abbia avuto tante esperienze, il problema è che non ha svolto il suo ruolo. Qual è il suo ruolo? Selezionare. Perché l'uomo è attratto. Ma è così, Roxy. Noi uomini siamo attratti da una donna. Continuo a non capire come. Però magari selezioni. Ma selezioni bene. Magari selezioni tanto, ma selezioni bene. Se selezioni tanto e selezioni bene, vuol dire che hai avuto tanti partner e che quindi non sei una donna che costruisce nel lungo. Oppure hai selezionato male. Non è detto. No, assolutissimamente. Selezionato bene, io dovrei dirti, sì, sono stata 8 anni con Giuseppe, stavamo andando a convivere. Se mi dici, guarda, in questo ultimo mese ho avuto 15 partner, ti dico, zia, però anche meno. Cioè, perché non mi attrai. Però capisci. Ok, sì, ma magari hai convissuto... anni e poi la dai via come se non fosse tu. No, cambi. Selezioni. Cambi. Selezioni. Però non puoi selezionare uno alla settimana. Ma no, assolutamente, perché ma lì va a carattere, cioè nel senso. È quello che ti dico, è quello cioè, che ti magari dico. Cioè, una donna si che... può anche divertire perché magari dopo 8 anni, 10 anni di convivenza ha qualche esperienza in più. Ok? E magari dice quello è un figo della Madonna, gli capita Michele Morrone e gli dice sai, tieni, è questa, fanne buon uso. Capisci? Ci sta. Però il problema è una questione di percezione che l'uomo ha. L'uomo viene attratto da una donna che
non guarda gli altri uomini, che non parla con gli altri uomini, che non dà confidenza. La figa di legno in generale è quella che viene, che attrae di più. A noi diamo confidenza pure alla gente per strada. Sì, ma come glielo dai? Tutti. Come dai confidenza? Se fai la svenevole, fai la stupida, io non credo che tu, io per come ti ho conosciuto, però non dai confidenza male. Cioè, no, esatto, con me non dipende, l'hai mai fatto. Da come ti atteggi. Ma non so come viene letta la mia confidenza. Io l'ho letta. Poi anche lì, dipende, devi vedere, no, no, dal carattere. Cioè, allora, con me, con... Io sono molto espansiva, ad esempio, di carattere. Ma espansiva è un conto, parlare con... Però non avete mai fatto battute svenevoli, battute, esatto, cioè, no, no, io caratterialmente non mi sento viscida, ma nel senso, ho capito. Non sai quella come... No, che spavento. Carina. Non saremo poi insieme. Capito? Cioè, non sai quello. No, non penso di esserlo. Però il discorso è questo. L'uomo, ritorno al punto, l'uomo vuole selezionare una donna, cioè vuole una donna che selezioni. Più la donna è inaccessibile, più prende valore. Più la donna è inarrivabile, più prende valore. Più la donna ha meno contatti con altri uomini, più prende valore. Perché il lavoro è lavorare per la coppia, avere un'entità superiore che la coppia e proteggerla. Il ruolo della donna, in un mondo ideale, per come lo vedo io, per come io credo che sia la coppia, è un modo in cui l'uomo si prende cura di lei. Si prende cura, che cosa vuol dire? Non deve essere suo padre, però deve essere un uomo che la sappia guidare, che la sappia proteggere, che la sappia dominare, permettetemi questo termine, dominare nella vita e guidare, e si faccia guidare in altri momenti. Approvo. Giusto? Sì. E un uomo che sappia prendersi cura di lei a 360 gradi. C'è un cazzo di problema, lo risolvi, uomo. Uomo, lo devi risolvere. Non devi aspettare che sia la donna a risolvertelo, porca di quella puttanazza. Uomo, fai l'uomo. Uomo, fai l'uomo. L'altro giorno ho scritto un post, volevo ucciderli. Un post... Ah, l'uomo deve pagare al 50-50 e l'uomo quando va al primo posto. Io vi ammazzo! Io vi questo. Ma ragazzi, ma siete serie? L'uomo non deve. Io ho visto una cosa che diceva chi invita. L'uomo non può. L'uomo è sempre l'uomo. Secondo me, anche invita, se io sono mia amica, certo, anche se con il mio amico. Allora, l'uomo deve. Se vado con un mio amico? Non ce l'hai l'amico, te l'ho spiegato prima. Allora, l'uomo non può in nessun modo dividere il cazzo di conto, perché c'hai le palle e quindi no, paghi tu. E non ti romana. Devi far usare, da bancomat. Tu devi offrire la cena a una donna che hai già selezionato, che hai già capito che è dell'interesse per te. E non è che se paghi la cena lei te la deve dare. Esimia testa di cazzo, hai capito? Voglio fare un brindisi. Questo è vero, vai. Questo è vero. Bravo, bella, grande. Però non ti devi far usare da quelle, dalle gold digger che cercano il grano, ok? Quindi se una donna ti dimostra, non la porti, cioè se non ti dimostra, non la porti a Dubai, al Burj Khalifa, a fare il pazzesco per cercare di sperare che prima o poi te la dia, razza di morto di figa, ok? Tu, se hai la tua donna, la devi trattare da 100, cioè devi, non, il portafoglio per una donna non deve esistere. Però una polemica, non me ne frega un cazzo. Guarda, l'altro giorno ho fatto un flame della Madonna su un post così di questa che diceva: no, perché l'uomo deve pagare. Ma non esiste, ragazzi, ma aprire la portiera, aprire la portiera, entrare prima nel locale per vedere se è un locale all'altezza della donna che hai vicino, farla passare, cioè, ragazzi, trattarla da regina, le rose, le rose, principessa. Ma certo, una cazzo di principessa deve essere. Però, zia, tu devi essere inaccessibile, perché a quel punto, se poi tu metti la foto, metti le tette di fuori, scrivi con gli altri uomini, esci con gli altri uomini, allora te ne vai a fare in culo. Però no, tu, aspetta, i tuoi amici e quelli che te lo dicono. Superi il limite. Bravo, no. Dai, cazzo! No, superi il limite. Esatto. No, guarda, ti racconto. Perché dobbiamo parlare ora del limite. Ti racconto mia relazione, che io ho amato follemente quella donna. Cioè, allora, mi prendevo cura di lei in un modo. Ci sono loro. Come ti sei innamorato di lei? Partiamo dal presupposto. Perché era una fica imperiale. Ok. Perché no, no, no. Cosa aspetta, ti ha detto? Era accessibile. Ecco, cosa no, ti ha detto? Non era accessibile. O era una tua la idea? Cosa che mi è piaciuta, era il fatto, no, no, no. Una tua idea. La cosa che mi è piaciuta di lei, la cosa che mi è piaciuta, che mi ha fatto impazzire, è che in una serata, particolare, c'erano tutte gold digger, ok? Quando sono entrato io, ovviamente, sono il punto di riferimento di quel tipo di donna, no? Perché si immaginano questo, quest'altro. E sono arrivato, sembravo un cucciolo di zebra in mezzo ai leoni, ok? Tutte così che mi guardavano, come sei bello, come sei qua, come sei là.
Ok, e avevano gli occhi con i dollari, con i dollari. No? Lei non ti guardava neanche. Immagino. Lei, no. La cosa che mi è piaciuta di lei. No, lei mi guardava. La cosa che mi è piaciuta di lei è che era l'unica che non dava confidenza agli uomini. Era una gold digger professionista. Non lo so, può essere, non lo so. Sì. No, però la cosa che mi è piaciuta di lei è che lei non mi guardava, cioè non dava confidenza agli altri uomini e mi guardava. E io, ovviamente, che sono un bastardo, non l'ho mai guardata, ok? Questa cosa ci ha fatto unire e io ero innamoratissimo di lei e mi sono preso cura di lei dal primo momento fino alla fine. E sono stato epico, però a un certo punto gli ho detto, se tu stai con me e io mi occupo di te, mi prendo cura di te, ti proteggo sotto tutti i punti di vista, ok? Tu devi proteggere la coppia. Se sei in vetrina... Io? Poi era una donna elegantissima e non era assolutamente... Cosa intendi per vetrina? Una volta ha messo una foto che non era esagerata. Non era volgare? Non era volgare, devo dire. Non e era allora, volgare, boom. Però era giù così, ha messo sta foto qua, in cui stava pensando, buttata giù, c'aveva sti due mammelloni di fuori. Ma ha dato fastidio che se io sono un uomo eccezionale, io mi occupavo di lei, ma non che mi occupavo di lei. Non ce l'hai spiegato, però secondo te lei perché ha messo quella foto? Perché sei aveva sicuro? Bisogno del feedback, perché non si sentiva detto... da lei? Non si, io ero talmente tanto perfettino e talmente tanto perfetto. Lei non investiva quanto me, e secondo me non si sentiva, aveva bisogno di autostima esterna perché si sentiva meno. Come ha fatto il mio ex? Stessa roba. Quello è vero. Roba. No, ragazzi, però il tempo a nostra disposizione è finito. Dobbiamo finire qui questa puntata e noi ci vediamo nella prossima. Se vi è piaciuto questo argomento, scriveteci cosa ne pensate nei commenti e poi magari faremo altri podcast proprio su quelle che sono le vostre domande. Grazie a tutti e noi ci vediamo alla prossima.